Sono le 9 e 36 e praticamente io ho iniziato da 2 ore a editare il video di ieri e più tardi devo registrare un altro video. Inoltre al video che devo registrare anche il vlog di questa giornata. Insomma, tanto lavoro. Ieri ho deciso di andarmene a dormire, a riposare, perché stavo lavorando ma ero molto stanco e di conseguenza ho preferito spostare il lavoro di ieri a oggi, a questa mattina, perché penso che lavorare ma con poca energia, con poca creatività, è una cosa sbagliata, specialmente per questa tipologia di video. Quindi ora mi sono messo al lavoro da circa 2 ore. Ho finito di fare il primo video, devo fare il secondo video, devo editarlo. Quindi mi sono messo da circa 2 ore a lavorare al primo video che è finito. E ora sto iniziando a lavorare al secondo video. Dopodiché inizierò a registrare un video. Qui penso, non so, devo ancora decidere quale sarà lo sfondo. E poi inizierò, tra virgolette, continuerò a registrare il vlog di questa giornata, come sto facendo ora. Andiamo al lavoro. Ok, ho appena finito di editare il video. Tra poco inizio a registrare un video. Mosè, silenzio. Registrerò un video relativo all'istruzione, scuola, università in Germania. Però prima mi concedo una pausa e vi faccio vedere chi si è svegliato, chi mi fa compagnia durante le mie lunghe giornate di edit. Andiamo fuori in giardino, dai. Ok. Ora, ho fatto una piccola pausa, ho preso il caffè, ora mi preparo e vado in palestra, anche se sono, tra virgolette, un po' stanco per via dell'edit. Comunque in questo periodo, visto che sto facendo un video al giorno, devo dire che ho meno energie, però comunque, anche se ho meno energie, vado in palestra, mi alleno un'oretta al giorno per lo sport, per il fisico, si deve trovare sempre. Uno dei migliori metodi, penso, per farmi venire le idee, per pensare, per creare e tutto, è quello di andare in palestra, perché quando sono in palestra e sono, tra virgolette, in modalità silenziosa, riesco a pensare alle prossime idee per i prossimi video, riesco a pensare magari a qualche canzone in particolare, insomma, un po' come se fosse, come se facessi un recap generale di tutto quello che ho in mente. E riesco appunto a eseguirlo meglio. Non so, è strana questa cosa, ma a me la palestra dà questo effetto. Oggi un allenamento di bicipiti e tricipiti. E ragazzi, guardate. Al solito pioggia e il piccione si sta facendo il bagno. Da quando ho iniziato i video porto sempre con me questo zaino, che è uno zaino da fotografo, dove praticamente ho tutte le cose necessarie per scattare le mie foto, per fare i miei video. Questo perché? Questo perché facendo i video che porto io, quindi i vlog, non si sa mai quello che può accadere. E quindi di conseguenza devo essere sempre pronto ad avere il materiale indispensabile per poter appunto riprendere il tutto, tutta l'azione. Quindi ora voglio farvi vedere che cosa porto dentro il mio zaino. Allora, questo fondamentale è un'agendina dove scrivo
appunto le mie idee, tutto le mie idee o quello che ho visto, se mi vengono delle ispirazioni, delle idee per il futuro, quindi scrivo tutto quello che mi viene da scrivere riguardante i video, li scrivo qui. Poi al suo interno ho questo treppiedi qua, che è un treppiedi per il telefono, che solitamente uso per fare anche timelapse o fotopanoramiche, insomma. Poi un power bank, un cavo USB, una torcia, non si sa mai nel buio, e nella tasca di dietro qua una sacca che serve per coprire lo zaino in caso di piogge forti. Vi stavo spiegando appunto nella clip prima che qua piove praticamente di continuo in questo periodo, e quindi quando esco, quando vado a fare qualche ripresa, per non rovinare lo zaino lo copro con la plastica. Ora, ho tutte le camere fuori, quella che sta registrando è la Canon M50, che appunto viene chiusa in uno di questi tre scompartimenti. Questo qua è il centrale, faccio vedere, questo qua è il centrale, tutto imbottito. Poi ce n'è una più piccolina a sinistra e una a destra, dove ho in una la GoPro. Questa qua mi serve appunto quando voglio registrare qualcosa, diciamo con più azione o fare qualche foto particolare. E poi vi ricordate questa? Vi ricordate la Canon PowerShot SX100? Voi direte: che cosa ci faccio con una telecamera simile? Ragazzi, vi dirò una cosa. È una telecamera vecchia, è una telecamera che praticamente non utilizzo quasi mai, ma alcune volte capita di voler fare magari qualche foto, qualche video, magari anche per sperimentare un po' di cose, con quell'effetto un po' vintage, un po' rovinato, un po' da 8 megapixel, e quindi la porto sempre con me ormai. E ne ho due, questo è un treppiedi che si può benissimo allungare. Arriva circa 1,90 m, 1,90 m di altezza, ed è utilissimo perché riesco a montare, faccio vedere come in questo caso, queste le luci. Ne ho un'altra lì perché oggi stavo utilizzando appunto il treppiede sotto per fare un video, e quindi questo porto sempre con me, quindi quando vado in palestra, quando esco, quando faccio qualsiasi cosa, lo zaino è sempre con me. È come se fosse, non so, il mio portafoglio, e lo porto sempre con me. Perché è indispensabile per portare video, è indispensabile appunto per essere sempre pronti all'azione. Sono le 6, si ritorna a editare il video. Allora, sono le 22 e 22. Io ho finito poco fa di montare tutto il video, quindi per oggi ho finito. Guardate, ancora c'è luce. Ma io ora mi sdraio su quel divano e andrò a vedermi un po' di Netflix. È stata una giornata lunga, è stata una giornata molto produttiva. E per questo sono felice. Ed è arrivato il momento di riposarsi un po'.